La caserma archeologica ha visto la prima volta la luce al pubblico l'anno scorso, che abbiamo inaugurato con una mostra che ho curato insieme ai miei studenti del liceo scientifico di San Sepolcro, e che praticamente li ho coinvolti in un percorso dove le loro riflessioni scritte si mettessero in collegamento, comunque in contatto con questo ambiente che è molto particolare, sia per la storia che narra, che comunque Palazzo Muglioni è un palazzo che è stato costruito intorno alla metà del 1500, ma anche per tutte le storie che poi si sono susseguite fino a diventare la caserma dei Carabinieri, che ora ovviamente è stata trasferita. E quindi questo luogo, questo piano che si trova sopra all'ufficio dell'impiego è rimasto fermo nel vuoto per quasi 30 anni. Il progetto è proprio quello, appunto, di partire da una struttura esistente, anche se decadente, ma che ci permette di darci la possibilità di sperimentarci, a trovare nuove forme di linguaggio per l'arte, ma anche per il lavoro. Quindi un luogo dove tutto si può fare, proprio perché quasi tutto è stato fatto sopra queste mura, sopra questi pavimenti, e proprio perché è nella sua identità decadente, ci permette anche di provare sperimentarci, non solo i nuovi linguaggi, ma anche provare, come in questo caso che abbiamo fatto questa mostra che si intitola Recto Verso, non solo in esposizioni ma anche in laboratori, in incontri, cercare di darci la possibilità di vedere un futuro possibile. Infatti il sottotitolo che abbiamo pensato è proprio Luogo Utopie Possibili, sperando che possa dare anche un incoraggiamento ai giovani che possano pensarsi sul territorio in un luogo dove si può fare tutto, proprio perché non c'è niente. La mostra che è in corso adesso si intitola Recto Verso, e questo titolo l'ho pensato perché è come voler vedere il retro delle cose, no? Come su un foglio di carta che si può leggere da una parte, un foglio, un papiro, comunque una pergamena, che si legge da una parte ma che sul suo verso, che è il dietro, si può trovare qualcosa che non è esplicitato sul davanti, e proprio guardando dietro le cose che magari noi capiamo degli elementi che ci sfuggono, proprio dati dall'ordine, della razionalità, dal contesto organizzato, no? È sul retro che noi scopriamo la nostra vera essenza, proprio perché è quella che nascondiamo, che teniamo celata, che a volte è proprio la nostra parte irrazionale. E quindi gli artisti che ho pensato, che sono Katie Tagliatti, Giancarlo Marcali, Samuele Papiro ed Elisabetta Di Sopra, lavorano proprio in questo contesto, seguendo questo tema, ovvero i loro lavori si devono guardare tutto intorno. Bisogna girarci intorno, hanno un retro e un verso, e quindi chiedono allo spettatore di avvicinarsi, di relazionarsi con l'opera, perché penso che in un momento come questo, io in particolare, che sono sia insegnante di storia dell'arte che artista, sento la forte necessità che l'arte contemporanea si riavvicini al pubblico, perché ha tanto da dire e tanto da insegnarci a vedere le cose, a trovare un modo nuovo di guardare la realtà che ci circonda, e quindi anche di arricchirci nel nostro percorso personale. E invece in questi ultimi anni l'arte contemporanea si è allontanata dal dialogo con il pubblico, quindi ho pensato che questo luogo fosse il luogo più adatto, perché il luogo porta a una riflessione in quanto come contenitore di una storia e di tante identità che ci sono passate sopra. Allo stesso tempo, e quindi porta una riflessione personale anche nella sua decadenza, allo stesso tempo anche le opere che sono esposte all'interno della mostra chiedono di essere osservate, guardate, cercano il dialogo, come del resto lo cerchiamo noi che siamo persone, cioè trovare la possibilità di confrontarci, di dialogare.